Dov'è la cascata qua? Che fai le foto? Sta a memoria? No, la mando alla ragazza. Adesso capisco perché non me ne vado mai da qua. Siamo al cantiere Ernesto Riva, sede di Como Classic Bot a Laglio. Classic Bot perché è un marchio e un luogo, un nome per descrivere un'attività. Quindi ci occupiamo di barche classiche prettamente di legno. E quindi ci ispiriamo alla classicità delle barche e al legno. Como Classic Bot è iniziato nel 2016 con poche barche e ora siamo una flotta molto importante. Ogni anno vediamo circa 10.000 turisti, con oltre 4.000 servizi in barca, tour ed eventi, matrimoni, eventi aziendali e anche soprattutto tour privati. Il turismo che c'è a Como è più del 50% sono stranieri, tra americani, prima russi. La cosa che viene più richiesta, soprattutto qui sul lago, è di vedere la casa di Cluny, che è qui di fianco. Quella è di Giorgio, vedi? Dovrebbe esserci anche. Giorgio! Ma non più, ora sono molto interessati anche alle ville, alla storia e soprattutto ai gossip anche. Il lago di Como è unico perché è un connubio perfetto tra storia, divertimento, arte e passione soprattutto. Dove siamo? Guarda, per darti il benvenuto a Como, guarda dove ti ho portato, a vedere tutte le bellezze. Che spettacolo! Dal lago proprio, eh! Guarda, guarda, guarda che spettacolo! Ciao! Guarda dove sto portato, guarda! Allora, oggi siamo partiti da Laglio e ci siamo diretti subito a Nesso, dove abbiamo visto il Ponte della Cimiera, che è uno dei pochi reperti romani che è rimasto qua sul lago di Como, con la bellissima cascata di Nesso dietro. Dov'è la cascata qua? Oh, sta tranquillo, quando dico le cose pensi ti guardo. Ma non c'è, dai, le cavolate. Ah, eccola, vedi, c'avevi ragione. Bella, oh. Guarda che spettacolo. Punto super turistico dove nelle giornate più calde la gente va a fare il bagno, si tuffa dal ponte e si gode il lago. No, vedi, lì c'è le boe, lì vuol dire che delineavo e ti poi fa il bagno. Fa il bagno. Bellissimo. Seconda tappa, Villa Oleandra, la casa di George, che appunto comprende la villa principale. Ma questa qua? Questa qua, sì. Sì. Quella è di George, vedi? Dovrebbe esserci anche Giorgio! E questo è tutto il parco, è tutto suo? E il giardino nel mezzo e anche la guest house che si chiama Villa Margherita. Non è che porto tutti all'aria. La meteo. E poi ci siamo recati in Villa Pliniana. Villa Pliniana, che è una delle ville più antiche del lago di Como, del XVI secolo, villa dove hanno soggiornato Napoleone, Rossini, Bellini, che adesso viene usata per eventi o per matrimoni o viene affittata per vacanze. Dovrei mettere il premio al decimo gol in Serie A, un giorno la villa affittata. Vi abbiamo fatto vedere anche l'hotel Il Sereno, che è molto moderno, è quello un pochettino più unico che c'è sul lago di Como. I giocatori se la sono goduta, Ale se l'è goduta, anche Luca, che era la prima volta sul lago, non gli è dispiaciuto sicuramente, sicuramente magari torneranno. Com'è? Soddisfatto? Mamma mia, che bello, grazie mille. È stata
Bellissima esperienza. No, vabbè, in realtà, ora te lo dico, ti devo ringraziare perché io non ho mai fatto un giro in barca in 7 anni. Non ci credo, è impossibile. Credimi, è vero, e quindi so contento anche perché ho visto, finalmente ho visto la villa di Cluny che non avevo mai visto e niente. Dai, perfetto. Promesso che ti ci riporto quando fai gol. Speriamo il prima possibile, dai. Forza Como! Forza Como!